again. Yeah, più sincera. Da voi. E sono tre. E che proprio quella. Bella cucina, non ce ne sta altro mondo. A tutto trova. Tutto la sua. Valorizzare il ruolo delle scuole come soggetti essenziali allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio grazie anche ai finanziamenti previsti dal programma PON Istruzione del Fondo Sociale Europeo. Questo è l'obiettivo della manifestazione tenutasi mercoledì 4 febbraio a Vico del Gargano, che ha visto la partecipazione di 10 scuole selezionate per l'occasione. Una giornata nella quale si sono sapientemente alternati momenti di riflessione a quelli di esibizioni dei ragazzi in ambito musicale e teatrale. Un'intera comunità scolastica, quella garganica, che si stringe e collabora per un'iniziativa fortemente voluta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e che accende i riflettori su un'area talvolta tenuta troppo in disparte. Concentrati ma poi senza troppe ansie, i ragazzi che andranno sul palco. Abbiamo fatto gruppo, quindi a livello di una cosa di scuola comunque ci siamo ritrovati ad essere amici sia all'interno che fuori, soprattutto questo. Ci ha aiutato molto, non soltanto a stare davanti al pubblico ma anche a crescere interiormente. L'argomento scelto è stato l'alimentazione e quindi noi ragazze di terza media abbiamo preparato delle canzoni che sono esperienze che non capitano a tutti, tipo noi siamo state scelte su un istituto. Comprensibile la soddisfazione del preside Paolo Soldano dell'IPSAR Mattei di Vieste, scuola referente del progetto. Devo dire che questa occasione ci ha ampiamente soddisfatto e ci ha ampiamente anche ripagato. Devo dire che questo ci ha consentito anche di allargare una rete amicale di scuole che ci consentirà soprattutto in futuro di mettere in cantiere situazioni e progetti ancora più ambiziosi. A fare gli onori di casa la preside Donatella Pruzzese dell'Istituto Comprensivo Manicone Fiorentino di Vico. Ce l'abbiamo fatta e in realtà la mia scuola è di supporto appunto all'Istituto Marco Polo di Bari, all'IPSAR di Vieste. È stata una bella impresa, abbiamo faticato, ma oggi la soddisfazione di vedere le scuole, i colleghi, gli alunni qui in questa nuova struttura che abbiamo il piacere di inaugurare con una iniziativa della scuola, un'iniziativa culturale, veramente ci ripaga di tutte le sofferenze, perché no, e anche della stanchezza dei giorni passati. Esperti come il musicista Francesco Mastromatteo hanno tenuto una interessante lezione ai ragazzi, allietando poi il pubblico con una sua breve performance. A tracciare il percorso e gli obiettivi della programmazione PON 2014-2020, l'intervento di Vincenzo Melilli, che ha portato anche i saluti del direttore generale Franco Inglese. Diciamo che è il giusto anche riconoscimento ad un territorio, quello del Gargano, che nel corso del piano regionale di informazione e pubblicità, al di là dell'evento che l'anno scorso si è fatto ad Ortanova, quest'anno ha la possibilità di portare alla luce quanto di buono fanno le scuole, quanto hanno fatto di buono nella programmazione 2007-2013, con particolare riferimento agli obiettivi C1, F1 e F2 ad indirizzo artistico-musicale. In conclusione le premiazioni, tanto entusiasmo e la consapevolezza che la scuola è una grande risorsa e un punto di riferimento per il territorio del Gargano.